Salomon è rientrato, noi è rientrato martedì. Lui ha svolto, come sapevate, un lavoro differenziato a Pavia. Ha fatto con noi un giorno mercoledì, diciamo, martedì e mercoledì un lavoro introduttivo a secco. Poi il ragazzo sta bene, mi ha chiesto di fare la partitella. Ieri ha fatto 45 minuti, oggi si è allenato regolarmente con la squadra. Diciamo che è completamente recuperato. È chiaro che si torna un po' al discorso iniziale, no? Avendo già è arrivato comunque con non una condizione al 100%, perché anche se veniva da un club come la Sampdoria, però non aveva poche partite, aveva poco minutaggio. Lo tengo a disposizione e vediamo se c'è necessità. Io ho sia Pippo che lo stesso Melchiorri, che ha fatto benissimo le tre partite con cui ha giocato. Devo dire che anche Mattias sta cominciando a dare il suo contributo, quindi tutti devono sentirsi e devono essere tutti pronti ad andare in campo. Chi parte subito, chi subentra dopo. Ma sono due gare, sono due trasferte, sono due gare che ci possono permettere di, ripeto, di dare continuità di risultati. La cosa importante è questa: una volta trovata la quadra, fare poi infilare magari dei risultati. Questo è il nostro obiettivo, ma come il nostro è lo stesso obiettivo del Crotone e di altre squadre. E poi vediamo chi sul campo avrà più convinzione, più energia, più determinazione per portare avanti questo discorso qua. Sì, però sono quelle società che. Quelle squadre che gettano sempre le basi per costruire un impianto solido. Sicuramente è una squadra che esprime calcio, non bada solo a rompere e ripartire, ma sa anche impostare. Quindi credo che può venire sicuramente una bella partita. La cosa importante quando ci si affronta con queste situazioni qua è chi sarà più bravo a rimantenere l'equilibrio, la compattezza, pur non tralasciando e non abbandonando quello che è la sua filosofia di gioco, cioè giocare.